Bentornati sul canale Nuova Avventura con il posto molto atipico questo, non ci sono mai venuto. Non so cosa troveremo, un freddo incredibile. E dunque dai, azione, vediamo un po' cosa c'è. Allora, prima analisi, sembra un posto davvero pulito nel sottosuolo. Vabbè, questa roba qua, questo dischetto, guarda qui che bello. Qui abbiamo un tappo Monier. Che cos'è il tappo Monier? Non hai nessuna idea, addirittura col collo spezzato. Monier, questa è roba vecchia, dunque bene. Un buon segnale, proseguiamo. Attenzione, potrebbe essere buono, eh. Senti, senti. Attenzione, non si vede, dunque potrebbe essere interessante. Che cos'è? Mo? Un pezzo di cartuccia vecchissimo? Beh, sembra rame. Dunque si trovano oggetti molto vecchi, era quello che cercavamo. Dai, attenzione, attenzione. Siamo al limite del buono, 69,70. Albero, lo sapete, la regolina dell'albero qual è? Che quando lavoravano si sedevano e magari perdevano qualcosa. Andiamo lì. Eh no signori, eh no signori, la regolina dell'albero non sbaglia mai. Guardala qua, guardala qua, che ragazzi, non c'è dubbio che sia una moneta. Vediamo un po' se che schifo, bella zozza. No, ma che bella, ma che bella, si vede benissimo. Wow, rimasta bella verde, guarda qua. Bella verde, verde rame, qua c'è la testa, no? Fammi vedere, fammi capire. Sì, un po' rotta qua di lato. Mamma mia, com'è conciata. È un Vittorio Emanuele, ragazzi. Vittorio Emanuele 5 centesimi. 1870, 1880, insomma, quelle là, no? Quelle che ne abbiamo già trovate un bel po'. E comunque la regola dell'albero, adesso guardiamo se intorno c'è ancora qualcosa. Qui si siedono e perdono le monete. Guarda qua! E tutto torna, vedete, vicino alla moneta. Guarda, proprio qua. Guarda qua. Questo è un manico di cucchiaio, vedi? Tutto torna. Pausa. Pausa a pranzo. Mangiano, cade la moneta. Tutto torna. È sempre così. Per un attimo, ragazzi, per un attimo. Ho visto un tondone, ho detto wow che monetone! Qua però c'è un bel buco in mezzo, da notare il buco in mezzo, rondellone. Oh, dai, 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 va bene anche questo. Attenzione, 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 miglior segnale di giornata. 55, 57, ogni tanto va sui 40 però. Signori, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, esattamente qua. Dai, 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 dai. Dai che qui il terreno è un pochino più molle, perché oggi è freddo, siamo a 0 gradi. Sta scaldando adesso. Là. E quando abbiamo un buon segnale facciamo l'effetto wow, nel senso che vediamo un po' che cos'è. Vediamo. Pescato, attenzione, con una mano solo. Andiamo un po' all'ombra. Mi è caduto clamoroso. Perso, incredibile. Ok, l'abbiamo ritrovato. Ma anche se l'avessimo perso, sembra un pezzo di cucchiaio. Guardate qua, proprio un pezzo scassatissimo di cucchiaio. Qui si mangiava di brutto, eh? Guarda qui, c'è la sagra del cucchiaio, guardate un po'. Un altro, questo è veramente bello però, questo qui è tostissimo. Oh, questo qui, un materiale appena meglio, eh? Non so cos'è, guarda qua. Oh, finalmente abbiamo qualcosa davvero di curioso. Guardate, questo qui si è rotto in 3 pezzi. Qui un buco coperto da quel piccolo puntino lì. E qua questo, sopra, sotto, ci sono delle incisioni. Attenzione che questo potrebbe essere veramente antico, eh? Lo andremo a pulire a casa. Vediamo un po'. Si vede qualche incisione qua, eh? Questo è strano, eh? Stranissimo. Signori, guardate un po'. Che bomba atomica! Questo qui è un campanaccio di una capra big, eh? Manca purtroppo l'interno qua, ormai inservibile. Ma va che bello, che bestia! Questo qui apparteneva a una capra, di quanti anni fa? 70? Forse più, ma forse più. Guardate che roba!
modello vecchissimo, pesantissimo, poverina, doveva portarsi in giro sta roba. E questo, che sembrerebbe una barretta di ferro qualsiasi, guardate bene, è un vecchio metro per misurare, guarda qua. Sì, arriva a 68, 69, si interrompe, 70 centimetri. Sì, è un pezzo vecchio però, perché è in metallo, guarda qua, metallo di quelli durissimi. Nell'ultimo video di Metal Detecting avevo trovato una di queste, di colore bianco, grigio, blu, inesploso. E oggi ne ho trovata un'altra, inesplosa. E dunque va a finire là sotto di nuovo. Non voglio certo portarmi a casa qualcosa di carico. Forse abbiamo qualcosa di interessante. Attenzione, attenzione ragazzi. Guarda che bello questo. Vediamo se si riesce un attimo a pulire, ma che? Guarda qua! Guarda qua! No, niente, non riesco a pulirlo. Tolto un po' di terra qua, ma devo portarlo a casa a vedere. Io non lo so, non lo so. Se qualcuno ha idee, guarda qua che roba. Sembra alluminio o qualcosa del genere. Oh, pensavo di aver trovato la seconda moneta di giornata. E invece no, invece no, questo è probabilmente quello che rimane di un bottone. Sì, guarda, come conciato. Molto probabile, bottone, boh, magari anche da divisa, forse sì. Intravede, forse si intravede qualcosina, guarda, un disegnino. Però ha messo veramente male. Un bottone, signori. E con questo ultimo ritrovamento, direi abbastanza macabro, io vi saluto, spero che abbiate passato qualche minuto in tranquillità e in relax vedendo questo video con questi ritrovamenti, e noi ci vediamo alla prossima!